Oggi faremo il cammino di Leuca. Partiamo da Tricase, dalla piazza principale, direzione De Finibus Terre, ovvero dove finisce la terra e inizia il mare, a Santa Maria di Leuca. Sono circa 20 km percorrendo la via Francigena. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, siamo sempre in Salento. Buongiorno, buongiorno. Mi si vede bene oggi? Ma dal nero all'arancione direi. Fluo? È un attimo. Ho messo questa maglietta che me l'hanno regalata le amiche del Cammino del Salento e la scritta dice finché la terra diventi mare, perché appunto siamo sul tacco d'Italia, siamo tra l'Adriatico e lo Iono e qui tutti i cammini finivano, perché questo era appunto il crocevia dei sì. pellegrinaggi che portavano poi in Terra Santa. Siamo a Barbarano, in questo luogo che si chiama la piccola Leuca, insieme a Don Giovanni d'Alcone, i custodi del Cammino di Leuca. Questo è un posto molto particolare, perché sia piccola Leuca perché c'era un tentativo di marketing già dal Medioevo. Sì, Leuca piccola perché Don Annibale Capece, il signore del luogo, cerca di far comprendere, ha un'intuizione illuminante, quella che lentezza nel Salento non significa solo andare piano ma anche fermarsi spesso. E costruisce una vera e propria gamma di servizi per il pellegrino, perché una volta arrivati qui potessero fermarsi e ristorarsi. E qui infatti abbiamo subito una delle prime curiosità. Questa scala sì. non va da nessuna parte, che serviva Eccolo. Per salire a cavallo. Esattamente, qui si saliva a cavallo. Facilissimo. E poi c'è un'altra informazione importante che è sempre attuale, questa scritta con le 10P. Prego Don Jonathan. 10P, questo è un elemento wow di Leuca Piccola, è un messaggio che il pellegrino doveva portare con sé. 10P stanno per parole poco pensate portano pena, perciò prima pensa poi parla. Questo è uno scioglilingua. Adesso noi attraversiamo questo che era appunto un punto di passaggio dei pellegrini in carrozza, e qui oltre appunto ai vari servizi c'era anche la chiesa, ma anche dentro la chiesa c'è una curiosità, perché anche qui c'è un tentativo di marketing che è quasi al limite della truffa, no? Prego, prego. Siamo entrati in chiesa e qui abbiamo questo quadro, dietro al quadro abbiamo la ricostruzione di quello che era la Madonna di Santa Maria di Leuca. Perché Don Jonathan? Don Annibale Capece, proprio per far convincere i pellegrini a fermarsi quanto più possibile, aveva cercato di riprodurre anche l'immagine della Madonna di Leuca, tentando appunto di farli sostare quanto più tempo possibile per vendere i suoi prodotti, i suoi servizi. Però il vescovo si è accorto in tempo e quindi ha impedito la creazione di questo fake. Ma quei servizi che il pellegrino poteva trovare erano veramente tanti. C'era anche il maniscalco, no? Per riparare quello che non era la macchina ma era il mezzo di trasporto, ovvero il cavallo. E poi che c'era? Sì, c'era tutto quello che serviva al pellegrino, la locanda dove poter mangiare e gustare i prodotti tipici del posto, il mercato dove comprare ciò che serviva, qualche souvenir da portare a casa. Nei sotterranei c'era l'albergo dove poter dormire finalmente al fresco, che è difficile trovarlo qui in Salento. Dicevamo i souvenir, qui c'è anche tanto artigianato, e a Tricase siamo andati a incontrare un'amica. Andiamo alla clip. Vediamo. La bottega della ceramista Ilaria De Marco, che sta realizzando un oggetto tipico del Salento. Sì, è la borraccia dei nostri giorni. Il contadino conservava l'acqua, la portava in campagna e si manteneva fresca. E questo invece è il pumo, un altro oggetto che si trova ovunque qua. Sì, è un simbolo di abbondanza con riferimento alla casa e alla famiglia. Era un elemento decorativo della casa dei nobili e ne determinava la nobiltà. Il galletto è una delle tradizioni, diciamo, tipiche delle nostre ceramiche, che sono di uso quotidiano e quindi non hanno molta ricchezza nelle decorazioni, sono sempre molto semplici. E richiama il mondo rurale, ma sì. sono molto belle. Sì. Il galletto e il pumo. Ah sì, eh? Abbondanza. Ce l'hai in mano, Francesco. Eccolo il vostro... Sì. Il vostro regalo, questo è per Tinto, per conservare l'olio della Puglia, buonissimo. Questo è per Roberta, per mettere le sue gioie, no? Magari i regali che qualcuno gli fa durante Sto i viaggi con il galletto. Sto aspettando ancora la collana della settimana E qui abbiamo scorsa. Incontrato, abbiamo raggiunto alcuni... Vabbè, non sono ancora tornato a casa, prima o poi ti riporterò tutti questi regali. Alcuni amici, appunto, perché i cammini diventano anche un'occasione di promozione del territorio e ovviamente... di lavoro, no? Buongiorno, quanti siete voi guidi che vi occupate di raccontare il Cammino di Leuca? Noi siamo in tutto 7 e la maggior parte di noi ha iniziato lo scorso anno queste esperienze insieme. Questo ovviamente è un lavoro, ma è un lavoro part time, perché molti di voi studiano anche, no? Sì, siamo per lo più studenti e durante l'estate per lo più ci impegniamo per promuovere il nostro territorio e farlo conoscere quanto più a tutti i visitatori che vengono a farci visita. Bene, allora noi continuiamo, mancano 10 km. Sì.
a Leuca, appunto al santuario dei Finibus Terre, no? E quindi ci colleghiamo più tardi alle 12.30, vi racconteremo questo meraviglioso luogo dove finisce la terra e inizia il mare. A più tardi, Francesco, grazie.